Salve amici, un caloroso saluto a tutti voi. Le previsioni meteo avevano promesso bel tempo e a quanto pare hanno indovinato. Cielo sereno e terso stasera, nemmeno l'ombra di una nuvola. Condizioni perfette per una bella partita di pallone, sia tra amici che a questi livelli professionistici. I giocatori insieme ai tifosi vorranno vedere i loro sogni volare alti verso il firmamento di questa splendida serata. Accompagniamoli allora nel loro slancio verso il bel gioco e la vittoria. Sono la maggioranza, questo è il Giuseppe Meazza che conosciamo. L'arbitro ha già dato il via alle danze. De Bruyne, palla filtrante per Salah. Riceve un pallone interessante. Beckham. C'è l'opportunità per il contropiede. Sicuri in fase di palleggio. Palla filtrante per Neymar. Palla filtrante per Messi. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Messi è arrivato sul pallone ma non riesce a metterla dentro. Prova Salah. Attenzione, grande chance. Robertson. De Bruyne. Non ha avuto fortuna con il suo suggerimento in profondità. La giocata troppo corta. Il suo sguardo di scusa al compagno dice veramente tutto. Oxlade-Chamberlain. È davvero una bella serie di passaggi questa. Mané! Intercetta il passaggio, pericolo! Beckham. Si poteva immaginare che questa fosse contrasto irregolare, dunque calcio di punizione. Brutto l'intervento, adesso inevitabile, arriva anche la sanzione. Cartellino giallo per lui. Oxlade-Chamberlain. Mané. Modric. Palla a Koulibaly. Oxlade-Chamberlain. Cerca l'uomo là davanti. Pallone intercettato tempestivamente. L'azione poteva diventare davvero pericolosa. Messi. Cerca di pescare il compagno col filtrante. De Bruyne. Arriva Cristiano Ronaldo. Passaggio sulla destra. Messi scatta verso il pallone. Chiude il triangolo. Messi la mette in mezzo. Questo errore potrebbe essergli fatale. Può calciare a rete. De Bruyne, attenzione al tiro. E c'è il colpo vinto. Prima rete per l'internazionale. L'Inter ha effettuato un grande contropiede. Sono stati rapidissimi nel trasformare una palla recuperata in un gol. E il risultato si sblocca, 1-0. Ha segnato un giocatore spesso presente all'appuntamento con il gol. De Bruyne. Salah. Piontek. Arriva Cristiano Ronaldo. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Prova con la palla filtrante. Modric. Sulla destra. Beckham. E il tentativo finisce con un nulla di fatto. Oxlade-Chamberlain. Robertson. Neymar. De Bruyne, passaggio intercettato. La gioca in profondità. Bella apertura. Scodella in avanti. Oxlade-Chamberlain. Prova Salah. Mostrano un buon controllo del gioco.
Beckham. Ultimi 5 minuti prima della pausa. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Oh no, niente, è finito fuori gioco. L'Inter riprende subito il possesso della sfera. Ecco il filtrante. Riceve in ottima posizione. Posizione regolare. Pedersen riesce a rubargli il pallone. Messi. De Bruyne. Primo tempo che finisce qui. Finiscono così 45 minuti di calcio. Una prima parte non certo avara di emozioni, nonostante ci sia un solo gol a reperto. Non è stata una prestazione molto convincente, possono fare molto meglio di così. Devono recuperare fiducia e non farsi prendere dalla smania di rimontare. Prime fasi della ripresa già in corso. La squadra in svantaggio non deve innervosirsi e gettarsi in avanti in modo scomposto. C'è ancora tutto il secondo tempo per ribaltare il risultato. Un'altra azione in copertura. Messi, Messi! Lungo passaggio in avanti. Modric. De Bruyne. Beckham. Robertson. De Bruyne gioca una palla lunga. Occasione per il contropiede. Mané. Beckham. Modric. Cristiano Ronaldo. De Bruyne di forza. Baresi recupera un pallone importante. Mohamed Salah prova a verticalizzare. Prova Salah. Mané. Mohamed Salah cerca lo spunto, conclusione, e il pallone finisce in rete. Una grande reazione, ora la partita si fa ancora più interessante. Il Milan ci ha fatto vedere una bellissima azione, gli avversari non hanno potuto far nulla di fronte alla loro rapidità. Si riparte di nuovo in parità. L'esito di questa gara secondo me sarà in bilico fino alla fine. A nessuna delle due formazioni manca il talento e la qualità per vincere. Vedo vari uomini, Luca, che rimangono alti anche quando sono senza palla. Sì, cercano l'occasione per ripartire in velocità e arrivare subito in porta. Sono quindi... Occasione da rete! E poteva certamente fare meglio su una palla molto intelligente. I palloni in profondità sono difficili da leggere per questa difesa, ma non possono concedere così tanto agli avversari. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Beckham. Prova a giocarla in profondità. Cerca il passaggio filtrato. Un intervento impeccabile. Era lanciato in porta, ma la difesa ha chiuso bene. Troppi giocatori in area. Non c'era abbastanza spazio per tirare. Mané. Cristiano Ronaldo. Neymar se ne va. Ha provato a fare tutto da solo, la sua iniziativa però non ha dato i frutti sperati. Mané. Palla in avanti verso il compagno. Bell'intervento difensivo. Modric. Nello spazio cerca l'idea. Ottimo intervento. Ha fisso il pericolo ed è riuscito ad anticipare l'avversario. Provano a partire in velocità. Prova Salah. La mette in profondità per il compagno. Ottimo intervento di Ederson. Stanno provando a cambiare il risultato fino all'ultimo. Uno sforzo encomiabile. La mette in avanti.
Grande intensità anche in questi minuti. Non è detto che finirà così. L'ago della bilancia potrebbe pendere da una parte o dall'altra. Non si stanno risparmiando sforzi. Messi. Stanno facendo di tutto per vincerla. Secondo me attaccheranno fino allo scadere. De Bruyne ha già segnato in questa partita. Palla di nuovo sotto il loro controllo. Palla in avanti verso il compagno. Pallone buono per la sua iniziativa offensiva. Palla filtrante per Cipro. Alisson dice di no. Che salvataggio da parte del portiere. Una bella parata che risponde a una buona conclusione. Bravo l'estremo difensore. Tutti si preparano a saltare. Prova a tirare. Che cosa ha fatto? Un gol che parla da solo. E ha avuto subito un grande impatto sul corpo. Come è entrato in partita. È stato un cambio veramente azzeccato. Sono in Mané. Palla dentro, c'è il gol. Trovano il pari all'ultimo respiro, grande entusiasmo dei tifosi. Una conclusione assolutamente imparabile. Credo che non abbia nemmeno guardato la porta, la sentiva, ha colpito di puro istinto trovando l'angolo giusto. Hanno trovato la parità proprio nei minuti finali. Mané. Beh, direi che adesso è il recupero del recupero. E l'arbitro dice che può bastare. Nessuno è riuscito a prevalere sul campo. Ce l'hanno messa tutta, è vero. Ma non sono riusciti a piazzare il colpo vincente. Per concludere l'analisi, a te invece che partita è sembrata, Luca? Entrambe le squadre si sono giocate la gara secondo le loro possibilità di questo.